Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura con la Francia su Europa Universalis 4 e riprendiamo dal punto in cui si è rimasti la scorsa volta. Nel 1568 abbiamo terminato la guerra con l'Ottomano, abbiamo liberato l'Ungheria e Bisanzio come vassalli, vassalli molto importanti perché praticamente hanno un bel po' di reconquest qui e un bel po' di reconquest qui, quindi utilissimi per una futura guerra che partirà subito nel 1575, soprattutto per i reconquest bizantini, in quanto li perde nel 94. Invece, quelli ungheresi, bene o male, se non tutti, la maggior parte sono per sempre e poi permanenti, e poi abbiamo nel 1609, quindi sicuramente, guerra con i Mamelucchi, sicuramente a questo punto faremo prima la guerra con tutti i reconquest di Bizanzio. Se poi non ci sarà abbastanza tempo, cercheremo di prendere anche Costantinopoli. Se non ci sarà abbastanza spazio, in una seconda guerra rimpolperemo anche l'Ungheria. A vassalli, come siamo messi? La Grande Orda ha un pacco di aspirazione alla libertà perché l'abbiamo convertita. Bizanzio l'abbiamo convertito, ma è rimasto comunque basso in quanto è stesso gruppo religioso. Ungheria invece non l'abbiamo convertita. Quindi stiamo migliorando con tutti i vassalli, mi sembra, con le dipendenze, esatto. Stiamo migliorando, no, stiamo facendo una rete di spionaggio con l'Inghilterra. Abbiamo appena finito la guerra con l'Inghilterra, in effetti. Direi, iniziamo intanto a fare un po' di rivendicazioni clandestine qui, perché tanto queste ci serviranno. E poi direi che attualmente a coalizioni siamo messi abbastanza bene. Abbiamo qualcuno che potrebbe entrare, ma niente di speciale. Potremmo a sto punto pensare alle nostre missioni. Che missioni abbiamo? Qua stiamo facendo tutto bene. Siamo un bel po' alti di governing capacity. Vediamo di fare un po' di costruzioni. Non abbiamo ancora. No, sì che ce l'abbiamo. Dov'è? Sì. Allora, andiamo per beni commerciali. Carta e vetro, assolutamente sì. E oro, perché tanto non c'è la manifattura sull'oro. E gemme, 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 carta, vetro, gemme. Direi che non ne abbiamo altro. Ok, benissimo. Qui abbiamo campagna, 33, Northumberland 021. Qui anche un po' 0,26, fino a 0,20 li facciamo. E poi qui sfruttiamo un pochettino, invece questi li facciamo dappertutto. Giusto per abbassare un po' la capacità di gestione. Direi che finiamo quelli da 2, visto che mancano pochi. Perfetto. A sto punto, tanto avevamo fatto anche il meno 15, meno 10 sul costo di costruzione. A sto punto, vediamo un po' le nostre missioni. Missioni, missioni, missioni. Abbiamo qua da fare ancora vediamo ogni città nelle isole britanniche, Inghilterra, Gran Bretagna con meno di 70 development, almeno 100 di opinioni in Francia, oppure tutte sono nostre e ci danno claim su tutte le isole britanniche. Vabbè, l'abbiamo già. Quindi dobbiamo semplicemente prendere tutti gli altri territori per avere tutti i claim. Questa l'abbiamo già fatta. Ci dà 25 dimostrazioni forza. Fino a fine partita è morale navale più 10. Questa è tanta tanta roba. Quindi dobbiamo finire la conquista della Gran Bretagna. Qua invece Fiandre. Fiandre che quindi dovremmo avere già le rivendicazioni. Perfetto. Possiamo fare una bella riconquista qua in questa zona, ma per caso qui non è che c'è un Borgogna? No, c'è un Fiandre, qui non c'è rivendicazione di un bel niente, no. Lussemburgo, ok, come non detto. Va bene, allora questa ce l'andiamo a prendere noi. Questo Lussemburgo l'abbiamo già visto prima. Ok, quindi questa ce l'attacchiamo noi, che potrebbe essere il prossimo obiettivo. Treviri, Stato Pontificio e Monferrato. Il Papa mi scazza un po', però. Ok,
ne possiamo fare una ragione. Come siamo messi qui? Confisca nel 71, ok. Quindi iniziamo a portare uno. Quanti uomini tirano fuori? Pochissimi. Questi non entrano, ma non è che mi interessi granché. Questo è tutto un unico esercito che riportiamo a sto punto qui. E poi abbiamo questo. Ah, questi sono i mercenari che per ora stiamo tenendo qua perché ci deve essere evidentemente una ribellione. Sì, esatto. E per ora li teniamo lì, poi semmai li cambieremo. Abbiamo altri eserciti. Sì, un pacco. Ne abbiamo due qui in Inghilterra che non servono assolutamente a niente. Tu torna indietro. Visto che ci sarà il Papa, vieni qua. Andiamo avanti intanto. Come al solito, mi sono dimenticato, intanto vi lascio la intro e ci vediamo fra pochissimo. Una visione. E eccoci. Allora, 54 dimostrazioni di forza. Onestamente speravo molto di più. Però, vediamo di alzarla un po'. Esercito qui, vabbè, 800 per ora non ci interessa. Abbiamo eserciti in fuga, si stanno ritornando. Buono, buono, commercio del vino è sempre comodo. Ecco, invece dobbiamo aspettare un anno. Un anno intero. Ce la facciamo? Boh. Quanti ne fa? 12 al mese? No, probabilmente no. Allora, guadagniamo 10 di prestigio per 50 punti militari, non credo proprio. Perdiamo prestigio, perdiamo una di stabilità. Ma a sto punto possiamo perdere prestigio e modificatore fiscale. Con questo già recuperiamo in parte. Chi è che ci rompe l'alleanza? Il Commonwealth, per quale motivo? 10 province le vuole il Commonwealth e siamo alleati con la Francia, eh? Con la Spagna. Commonwealth, che province vuoi? Perché non ti ho ancora sfruttato. Ullala, quante. Non ti ho ancora sfruttato benissimo. E noi invece che province vogliamo? Tutte queste, vabbè, facciamo così. Per ora le leviamo. Vuoi ancora rompere l'alleanza? No. Per ora le leviamo. Poi, tanto ce le andremo a riprendere, perché abbiamo qua pronta la guerra di Reconquest. Però cercheremo di... Abbiamo di fiducia. Mettiamo un po' la fiducia, dai. Mettiamo la fiducia. Così almeno puntiamo a... Tenercelo un pochettino, non tanto per, ma onestamente ci fa comodo, perché così in una prossima guerra ottomana lo portiamo dentro. Quasi quasi, Nogai, Transoxiana Jam e Chagatai. Valutiamo se fargli già una guerra. Allora, borghesi per clero, andrebbe anche bene. Andrebbe anche bene anche di qua. Facciamo borghesi per clero. Ok, allora, se dichiarassi ora a Nogai... Con Reconquest della Grande Orda. Transoxiana non entra, bene. Ajam entra, Chagatai entra, non sono tanti uomini, sono molti più di quelli che abbiamo noi, ma probabilmente siamo molto più forti, quindi potremo farlo tranquillamente. Ci proviamo, semmai poi porteremo avanti altre truppe. 136.000 fanti, 0 cavalleria ovviamente, e poi abbiamo 45.000 cannoni. Iniziamo a prendere Saratov. Questo ha no, uno di assedio, mica guai. Mica, non è molto forte, va bene. Poi semmai partiremo anche su questa guerra qua. Intanto dobbiamo aspettare almeno un mese. In caso Paesi Bassi, Treviri, Papa e Monferrato. Entrerebbe Venezia, ecco. In realtà non è che serva. Potrebbe servire solo per giusto darci una mano, ma in realtà siamo anche pieni di riserve, no? Prendiamoci tutti i soldi almeno. Allora, Treviri, Papa, Monferrato. Papa, in realtà, gli dovremmo anche pinzare qualcosina. Abbiamo una missione, giusto? Anche per il Papa. Questo ci dà un po' di bonus. Conquista la Provenza, eccolo qua, sì. Ci dà rivendicazioni perpetue, quindi potremmo anche mettere co-belligerante il Papa. Antwerp no, se ce l'abbiamo, questa. Vai. Quindi 1 e 1-2. Iniziamo a assediare di qua. Poi arriverà anche il terzo che porteremo giù a portare via i suoi alleati.
Eccolo, c'è già. Colline, colline. Non penso di avere che avremo grossi problemi se ne prendiamo 17. Minchia. Non li abbiamo, no, abbiamo 2 di morale in più. A questo punto non ci possiamo andare, peccato, se no pinzavamo anche il Papa. Allora, prendiamo sta provincia. Bene, intanto province legittime, ottimo. Lasciamo qua i mercenari, così provano a sistemare un pochino i ribelli. E in caso anche venissero fatti fuori non è un problema. Allora, 5 di influenza va bene, però che cosa? Costo stabilità, forza missionari, tolleranza verso le eresie meno 2. Sì, perché no? Tanto il prestigio ce lo facciamo dalle guerre. È entrato anche Yarkand perché è vassallo di Chagatai a sto punto. Aspetta. Buttato giusto forte, inizieremo ad andare a pinzare anche gli altri. Ora, ok, vai a pinzare il forte. Sempre uno di assedio hanno. Taratov è venuta giù, benissimo, andiamo a prendere Nogai. Poi da lì ci facciamo strada verso gli alleati. Così, intanto sistemiamo il Papa. Prendendo solo la Provenza, i Paesi Bassi e gli altri invece facciamo semplicemente una pace separata. Treviri possiamo fare tranquillamente una pace separata. Non mi interessa per ora la sua provincia, penso. Non l'ho messo come belligerente, quindi non mi interessa a prescindere. Non abbiamo neanche comunque il casus belli, cioè il claim. Agiamo in Nogai. Va bene, iniziate pure a riprendervi Saratov, che tanto io finisco Nogai qui e poi torno indietro. Perfetto. No, perfetto un corno, ci hanno assediato un paio di province. Quasi quasi, sbombarda un po'. Quindi se finisci prima, torniamo poi a Berna a prenderli mentre sono nel forte. A livello di navi, come siamo messi? Hanno 26 galere, sono tante. 26 galere sono tante. Ma le altre nostre navi saranno qui perché hanno portato giustamente gli altri. Qui ne hanno 11. Allora, in realtà, comunque un tentativo lo si può fare perché noi ne abbiamo tante. Non le abbiamo aggiornate, ecco, quello no. Quindi miglioriamole. Perfetto, ora andiamo indietro a pintare questi qua a Saratov e anche a Orda gli altri. Parigi è diventato riformato, eh? Allora, tu puoi iniziare a venire qui a sto punto, visto che l'altro è lento. L'altro è lento, tu come stai andando? Ok, sono scappati. Andiamo a prendere il forte. E qui prendiamo un prestigio tra i missionari? Più delle istituzioni, forse no. Prestigio. Qui poi dovremmo farne un po' di più perché ne abbiamo fatte solo due. Dobbiamo unificare la cultura, che in realtà è abbastanza facile. Monaco di Baviera come imperatore. Ok. Perfetto, qua iniziamo a liberare. I ribelli avanzano. Qua per ora vinciamo noi, molto bene, anche se abbiamo subito un bel po' di perdite. Tanto avevamo riserve massime, quindi non è un problema. Il problema è che in realtà dovremmo aumentare il nostro numero di riserve. Anche qua abbiamo 2 di morale in più. Quindi siamo messi abbastanza bene. Ora spingiamo. Vediamo un po' dove possiamo andare. Qua andare qua è un casino. La Chagatai, non ci si può neanche andare. Ajam ce l'abbiamo il passaggio, potremmo andare a prendere il forte. Allora, possiamo teccare? Possiamo fare la tech? Sì, possiamo no, non quella amministrativa, quella militare sì, così almeno abbiamo anche un altro vantaggio. Cavalleria, vabbè, non è... in realtà non ne abbiamo. Ok, ora questi sono i clev ingaggiati.
fuori il cappino. Ok, finito assedio, liberiamo questa provincia qui e poi semmai questi 30 li giriamo qua. Non appena finisce. Ora possiamo fare anche l'attacco amministrativa. Possiamo fare un'idea, eh? Un'idea la faremo sicuramente. Ah, è vero, se qua non abbiamo più messo niente. Non possiamo neanche insultare oltraggioso, peccato. Allora, Angallo l'abbiamo preso. Questo si sta liberando? No, non si stanno liberando, quindi liberiamole noi. Ora valuteremo poi che tipo di idea fare. Ok, qua abbiamo preso 1000 cannoncini. Come fermare il contrassedio di Nogai? Ok, preso. Andiamo a prendere questo qui che è già a 28, eh. Perfetto. Anche qua abbiamo 1,6 di morale in più. Quindi a parità travinciamo pesantemente. Vediamo se riusciamo a prenderli lì. Loro andranno forse verso la capitale. Se vanno in capitale li prendiamo. Presi. Vediamo se riusciamo a fare uno stack wipe. Serve. Poi li fermeremo. Andiamo qua. No, niente stack wipe. Niente stack wipe, però gli abbiamo fatto un po' di danni. Adesso riusciamo a ripinzarli di nuovo. Dove scappano ora? Allora, 25 di prestigio, 40 di punti amministrativo. No, ci prendiamo la tradizione degli eserciti. Eccoli qua, che li pinziamo di nuovo. E ora non sta qua, perfetto. E questo è stato molto bello perché sono 31, se non ricordo male, 31.000 fuori. Ora, il Papa adesso potremmo anche provare a tirarlo fuori in pace separata. Vediamo se ci dà qualcosa. Poco. Pochissimo. Dobbiamo almeno mettere sotto assedio Roma. Ok. Intanto gli stiamo facendo fuori tutti. Facendo fuori tutti, perdendo comunque molto poco alla fine, perché hanno subito 37.000 perdite loro, 21 noi. Questa battaglia. Bene o male, le nostre riserve valgono molto di più. Infatti, siamo di nuovo a massimo quasi. Di nuovo alti. Qui andiamo a combattere ancora un po'. Così, intanto, spammiamo un po' di tradizione degli eserciti, che è abbastanza alta, ma se aumenta non ci fa certo schifo. Qui però i fanti iniziano a finire. Dobbiamo poi iniziare anche a recuperare un po' queste riserve, perché 15.000 le dobbiamo prendere, via il prestigio. Speravo di fare un po' di saquai, in realtà. Ma per ora niente. Magari ora ce ne stiamo qualche mese fermi per recuperare un po' di riserve, perché in effetti siamo quasi a 20.000 sotto e si sente un po' la mancanza. Questi quanto vengono rimpolpati? 2.600 al mese. Però qui continuate a voler prendere Nogai. Vabbè, facciamo così. Stiamo fermi un po' qua. Un paio di mesi, giusto? Non per forza un'infinità, eh. Questi vanno a liberare, questi sono andati su Roma. Roma, ora il Papa molla? Il Papa ci molla le province. Molla le province che ci costano punti diplo. Però direi tanto non credo che faremo una. Però c'è un po' di coalizione. Se invece rimuovessi l'offerta, andassi sui Paesi Bassi, chiedessi anche queste che non ci costano punti diplo, non cambia niente. Norimberga, Ratisbona, Berg. Non cambia assolutamente niente. Allora, in realtà così potrebbe anche andare bene. Non è una coalizione particolarmente impegnativa, però poi dobbiamo prendere anche le terre. Facciamo così, facciamo una pace unica. Tanto noi dobbiamo prendere queste tre, se non ricordo. No, sono troppo.
parte che costa troppo, è una coalizione abbastanza importante questa. Facciamo così. Facciamo così, intanto mentre portiamo avanti la battaglia, che scendono un po' le coalizioni, che giustamente noi l'abbiamo ancora in essere, mettiamo un diplomatico agli oltraggiati e intanto portiamo via gli altri. Poi qua abbiamo fatto militare, militare, diplo. Sarebbe bello fare un'amministrativa, di che tipo? O un'economica? Religiosa, boh, non mi entusiasma. Innovativa assolutamente no. Potrei fare un'economica. Potremmo fare un'economica in effetti. Ci dà un po' di sviluppo. Ci pensiamo, però potremmo fare in effetti un'economica. Allora, per ora. Tu intanto vai a liberare di qua. Tu vai a prendere la capitale. Tu stai prendendo Roma e tu ti stai recuperando un po' di riserve. Vediamo, passato il mese, da 15 e 2, 16 e mezzo già, non male. E poi quindi potremmo iniziare... Oh, bello, bello sta qua. Potremmo iniziare a far fuori un po' i loro alleati, quindi Treviri, Monferrato, Spitalieri assolutamente no. Salvo che qui siano piene. Sono a 100, eh. Sono a 100. Proviamo ad andare a pinzare questi qua. Ok, questi direi che potremmo averli recuperati in maniera sufficiente. Mettiamo fine febbraio e poi andiamo giù. Ci hanno occupato Verdun. Ci hanno occupato Verdun, noi stiamo occupando la capitale, ce ne faremo una ragione. Qui per ora stiamo stravincendo, ottimo, abbiamo anche rubato 3 galee e una nave da trasporto. Appunto, andiamo a dare una mano all'assedio di Roma. Ci hanno occupato l'Epiro. Non cadere al 7%, bravo, così arriviamo noi. Consolidiamo, sono in 14, noi siamo in 19, potremmo mettergli un comandante un po' migliore però, eh. 3,8 di morale, 99% disciplina. Oh, questa qua non ne facciamo. Non ne facciamo, e a sto punto tira dritto verso Jam. Non lo so, Jam si leva? No. Cioè, Gattai nemmeno, eppure ne ha subite di batoste. Questi invece per ora ci danno pochissimo. E qui continuano a rioccuparci le zone. Non vorrei andare a fare assedi di forti perché vorrei onestamente... presa Roma. Vorrei onestamente recuperare un po' le riserve, cosa che non si fa se continuiamo a assediare. Vabbè, fine della tregua con i nostri vassalli. Sì, poi arriviamo anche da te, eh. Tranquillo. Il Commonwealth sta mobilitando un po' le truppe. Vorrei che voglia... Vediamo, qua rinforzano, qua mi sa che ci fanno un po' il sederino. Hanno rinforzato tardi, eh. Consolidiamo? No, forte ce la possiamo anche fare. Vediamo. A 4 e 6 è migliorato il morale. Questo qua di Ajam è buono. No, qua ci battono. Qua ci battono. E battiamo noi in ritirata. Novgorod. Recuperiamo un po' di riserve ora, perché è vero che le stiamo vincendo tutte, ma stiamo finendo gli uomini. 99%, eh. 99%, incredibile.
Pur di non farci vincere, guarda, arriveremo dappertutto. Ok, Amsterdam presa. Ora, tiriamo indietro. Via. Queste navi però sono un po' tantine. Vediamo come va. Perché noi l'abbiamo comunque un po' indebolita. No, abbiamo vinto. Molto bene. Allora, mandiamole un po' a riparare. Tanto ora Ossedi non mi sembra che ne dobbiamo fare, non sul mare soprattutto. Perché sei ferma? Avevo detto di andare qui. Ok, quindi pure qui. A sto punto, questa qui. Ok, abbiamo fatto fuori 11.000 infanti dei Paesi Bassi. Ok, allora intanto facciamo fuori sti ribelli. Così intanto liberiamo un po' le province. Ribelli che hanno quasi più morale loro. Ok, allora, qui sarebbe meglio portarci un'altra truppa, perché abbiamo 20.000 riserve da fare. Qui a 90 cosa c'è? In Inghilterra. 80, Narva e Tartu. Odoyev, ok, quindi qua bene o male a zero. Venite voi. Vengono i mercenari. Vengono i mercenari. E ora qui andiamo a far fuori Mosca vi dichiara guerra a Kazan, ok. Andiamo a far fuori qua Treviri. Se invece se ne esce da solo, ben venga. No. Monferrato nemmeno. E ospitalieri manco meno. Ecco la rivolta a Londra. Devo mandarceli subito, però va bene. No. Ah sì, per forza. Vabbè, va bene. Bene, tanto abbiamo la supremazia navale per ora. Comandante ci ha lasciato. Quale? Non dirmi il 3 stelle. No, 3 stelle ce l'abbiamo, perfetto. Quale ci ha lasciato, scusa? Questo. No, ne è uscito uno non particolarmente buono. Ok. Tanto recuperiamo un po' di terre. Battaglia di Londra vinta. Un altro comandante ci ha lasciato. Stavolta è lui quello 1 stella. Molto meglio. Molto meglio. E ora siamo solo 23.000, ma Sassalto va fatto ugualmente. Cioè, siamo solo 17.000, ma Sassalto va fatto ugualmente. Mai? Unitevi, alleati. E arriverebbero anche i mercenari. Potrebbe anche essercene bisogno. Battaglia combattuta questa, eh? Vedete come giriamo. 8-8. Per ora siamo leggermente in vantaggio, mi sembra. 3-9, ottimo. Bene. Benissimo. Almeno abbiamo tranquillizzato questa. Qui sono 4, va bene. 4.000 ce li prendiamo. Ah, ha liberato Amsterdam. E neanche Nogai. Ah, che cazzo però. In 2 secondi l'avete fatto. Vabbè, ora portiamo avanti Treviri e poi vediamo. Anzi, ci mandiamo loro. Loro. Ho liberato un po' questa zona qua. Poi Nogai lo andiamo a riprendere con i mercenari. Mercenari, Nogai. Intanto prendi un po' di province. Borgol. E ce l'abbiamo. Tanto prendiamo un po' di terre qua. Yarkand è in guerra con la Moscovia, ottimo. Ok, andiamo avanti. Uno fatto, prendiamo anche questo. Bene, Treviri vinto. Quindi a sto punto possiamo provare a tirar fuori Treviri, eh? Che ci dà i soldi. Riparazioni, transfer 3, riparazioni di guerra e un village capital che schifo non fa. Mi puoi rompere un'alleanza con chi? Con i Paesi Bassi. Perché no? Va bene. Ora, facciamo così.
Tanto sono rimasti ben pochi, eh? Poco più di 30. E 12 sono lì. Andiamo a pinzare adesso. Andiamo a altre province. Anche perché dobbiamo iniziare a occuparle prima che ce le porti via a Moscovia. Almeno i reconquest della Great Horde, che sono qua sotto. Ok, bene. Bravo Moscovia, sei pure di là, per me lì non è un problema. Anche se Kazan l'avrei voluto vassallizzare, ma a sto punto possiamo liberarlo. Kazan. Ah, già Saratov. Però Saratov è anche Great Horde. Vabbè, potremmo semmai prenderne una. Un po' pensa e poi liberare anche Kazan. Kazan non ha le stesse della Great Horde, no. Ne ha alcune in comune. Ora, liberiamo le nostre province. E poi, se per esempio ora volessi fare, ottimo, volessi fare una pace, 1, 2, 3, 1, 2, 3. È più di prima. No, forse non è più di prima, ma siamo lì. Ok, allora, Monferrato per ora non si leva. Il Papa sì, ospitalieri no. Allora, a me quali servono per le missioni? Vabbè, ma qua me ne servono un botto. Me ne servono 4, 5 dei Paesi Bassi. Potrei rimandare la conquista del Papa dopo. 1, 2, 3, 4, 5. Potremmo far così. Cosa ci interessa? Sì, ci interessa di più avere questa, che almeno poi la finiamo. Oppure quella del Papa, che era conquista la Provenza, ci dà poi altri casus belli. Questa l'abbiamo già fatta. Altri casus belli. Questa anche l'abbiamo fatta. Altri casus belli. Cioè, mica quanti casus belli. Facciamo così, dai. Papa. Non gli prendiamo niente. Village capital. Soldi. E poi faremo un'altra guerra. A sto punto gli rompiamo l'alleanza con i Paesi Bassi. E poi faremo una nuova guerra. Prendiamo solo dai Paesi Bassi. Ok. Battaglie navali mi fanno sempre un po' di paura. A sto punto, Paesi Bassi, ci dai queste 5. Non ce lo dai, va bene. Ah, non ce le dai probabilmente perché non ho il forte. Esatto. Quindi andiamo a prendere il suo forte a Lussemburgo. Qui come procede? 21%. E intanto stiamo prendendo tutte le province, molto bene. Abbiamo praticamente recuperato anche tutte le riserve. Questi li andiamo a liberare. 1, 2, 3, 4. Sarai. Andiamo a prendere Astrakhan. Questo è tanto, essendo un reconquest, ci porterà via veramente poco. Poche cose. E potremmo prendere già questa per noi, Canadei, da liberare poi per Kazan. Perché no? In effetti non ci cambia niente. Moscovia non è più Great Power. Noi siamo sempre primi. Di brutto anche. Cioè, di brutto no, però di 300 di sviluppo. Andiamo a prendere Canadei. Ora, visto che vogliamo prendere qualche provincia in più, anche se in realtà i punti una volta preso Lussemburgo ce li abbiamo, però andiamo avanti.
Monferrato non se ne va. Perfetto, Nogai preso. Anche questa sta iniziando a volgere un po' al termine. Ajam non se ne va ancora. Agatai nemmeno, nonostante la guerra ancora con la Moscovia. Ah, è qua solo in 3.000, eh. Solo in 3.000, figurati se te lo faccio prendere. Se non lo prendo al 7. Aspetta, mi interessa della provincia, andiamo a fermare. Lo andiamo a riprendere adesso, Bruges. E per di più questi ottimi perché sono nel trade node della Manica, quindi avremmo dovuto farlo anche molto prima. Province molto interessanti. Ora, questa chiesa la volevamo fare perché ci dava i missionari e il costo di mantenimento dei missionari ribassato, visto che poi cambieremo religione, ci servirà un botto. Scusami tu, cambia generale. Allora, 354 è un 12, questo è un 13, va bene anche se schiatti. Quindi re. Ottimo. Benissimo. Direi che ora sta guerra la possiamo fare, possiamo chiudere tranquillamente, prendere le 5 province che ci servono. Questa piano piano scende, tutti i soldi. Transfer trade, un bel pillage capital, cambia tanto? Poca roba. Poca roba. E ti leviamo un'alleanza, vediamo. No. Non hai alleanze interessanti. Liegi, ah ok, vabbè, ma tanto ti papperemo prima. Direi che a sto punto chiediamoci giusto un po' di prestigio. Perfetto. Chiudiamo anche questa guerra. Dove portiamo? Queste due qui, questo qui. Le navi a riparare. Andiamo a chiudere anche la guerra con Nogai. Così poi pensiamo alle altre. Successo la conversione. Ok. Vai a prendere il. Qui c'è Baschiri che è una miniera d'oro. Questa ci potremmo anche pensare. Potremmo anche pensare. Queste le convertiamo? Allora, convertirei attualmente quelle ortodosse. Perché così in caso poi convertissimo. Diventassimo riformati, che è quello che penso che faremo. Ne abbiamo già. Ok, Metz è diventato riformato. Baschiri non sarebbe male arrivarci, però anche questa è Kazan, quindi potremmo poi darla a Kazan. Songhai. Chagatai si leva dalle scatole. La Madonna, 60 giorni. No, Commonwealth Imperatore. No, non è vero. Scusa, sì, ho sbagliato. Commonwealth Imperatore. Imperatore. Ah, ce l'abbiamo ancora. Ok. Allora, andiamo avanti con queste assedi. Ancora 18 giorni, la Madonna. Vescovo, no, sta Vescovo è caduta. Vescovo è caduta, diamogli il trastellone e andiamo a pescare Ajam. Aspetta, pieni punti diplo. Pieni pieni. No, però non la voglio fare diplomatica, non credo che ora mi serva. Andiamo a fare un po' di sviluppo. Un po' di sviluppo. Abbiamo appena preso un centro del trade, mi sembra, no? Rouge. Andiamo all'infrastruttura, non si può fare sviluppo per ora. Ok, almeno sta calmo qualche mese. Vediamo se ce la facciamo poi nel mentre a raggiungere già il. Come si chiama?
nazionalizzare. Cosa volevo dire? Quindi andiamo a liberare un po', anche se non è che serva veramente. Oh, Ajam esce? No. Ajam non esce ancora. Allora, noi in realtà, quanto ci costa tutto? Tutto Great Horde, Great Horde, ancora. Solo queste 6 ha? 2, 4, 6, sì. Solo queste 6 e in più noi ci prendiamo Canadei. Ah, in realtà ce la darebbe già. La coalizione fa schifo perché è la stessa uguale, nessuno prende niente. Quindi finiamo l'assedio e vediamo giusto di prendere dei soldi. Protestante mi rompa un po' le scatole. Vediamo se riusciamo a sbattere fuori Ajam. E qua i mercenari come se la stanno cavando? Sono praticamente pieni quasi. Benissimo, benissimo. Assedio finito, quindi a sto punto possiamo provare a Ajam, tirarlo fuori non ancora. Però possiamo chiudere la guerra volendo. Se ci dà i soldi, o invece dei soldi, ci dà riparazioni di guerra e soldi. Vediamo ancora. Village Capital e soldi. Così almeno, tanto qui non cambia niente. Ci prendiamo un minimo di sviluppo in più. Va bene. Soldi ce ne abbiamo, quindi questi li rimettiamo pure qua indietro, questi li riporteremo a casina. Per ora mettiamoli qua, qui, quindi Great Horde non ha più Reconquest, anzi invece sì, però ce l'ha su altri, ce l'ha su il Commonwealth e la Crimea, e questo lo liberiamo invece come, abbiamo anche spazio, liberiamo come Kazan. Quindi andiamo Diplo, dietro, libera, Kazan, dove cavolo è Kazan? Kazan, ah, ma Kazan c'è ancora, non possiamo liberarlo per ora. Appena viene spappettato però sì. Quindi questa è Canadè, perfetto. Così. Così, costa missione diplomatica, non stiamo annettendo per ora, però a breve probabilmente lo faremo. Potremmo già farlo, scusa, chi abbiamo come vassallo? No, però Novgorod non ne ha più Reconquest, ne ha uno. E allora aspettiamo di riprenderlo, ne ha uno qui. Però vabbè, il Commonwealth non è detto che lo attaccheremo a breve. Vabbè, in ogni caso direi che per oggi ci fermiamo qua, perché poi riprenderemo 75 insieme alle 73, molto molto a breve. Quindi, come al solito, intanto ringrazio per la visione, metti un bel mi piace, che questa partita sta diventando molto molto interessante, e iscriviti per non perdere altre partite. Attualmente stiamo facendo un contest per la prossima partita su E4 sul Discord, quindi in caso entra e non dai, dici anche la tua. Questi qua, queste sono quelle di Norvegia. Norvegia, le riportiamo qui e poi vediamo cosa farne. Bella Madonna. Facciamo così che facciamo prima, sicuro. Perfetto. Grazie e alla prossima. Ciao.